Mamma mia, qua saremo anche arrivati. Ma sta in strada. Che sei qualche pendenza. Se. Pian piano. Oh, guarda qua. Mamma che discesa. Guarda che i freni non no tira tanto, Cioè. Anche siamo senza freni. Dobbiamo arrivare vivi. Ma sarà un problema perché qua. Cioè, 36 giorni di viaggio che la macchina quasi finia. Pian pian. E tu benzina qua, c'è un distributore. Sì, avevamo rubato un po' le macchine parcheggiate l'altro giorno. Fatto bene. Quindi insomma. Aspetta, guarda la cartina dove che devo andare. Aspetta, ma qua secondo te. Ma dove? Destra o qua? Ma destra o sinistra? Oggio! Madonna, senti che botta! Che razza del porco è fuori? Ma che forza! Senti che mai a testa! Cosa succede qua? Franz, ma cosa hai fatto? Cosa succede? Ma mega disgraziati! Occhio, chi sei qua? Volete svegliarmi tutti i morti? Ma buongiorno, mi scusi, ma distratto un attimo, guardavo la cartina. Qua. Tutto rotto! Madonna, adesso i morti si lamenta che non puoi più riposare in pace. Mamma mia. Mi scusi, no. Ma da dove arrivate voi? Da lontano. Ma vi fermate qua tanto? No, sono solo di passaggio. Adesso vado via subito. Mamma, guarda che roba. Un po' meno morti, succede ogni tanto. Ma tu lo sai cosa vuol dire svegliare i morti qua? No, sono morto. Ecco, meglio che non lo vieni a sapere. Anche perché tu fra poco li vai a accompagnare. No, guarda, andiamo via, mi scusi, disturbo. È stato un inconveniente. Non voglio più vedere. Parco il forra se che ha spaccato i cinghi. Mi scusi. Sì. Può darci una mano a caricare le valigie perché sono un po' pesanti. Ma siete matti? Beh, reverendo che vi dà una mano, ma non si è mai visto. Vi devo chiedere i danni, no? Una mano qua. Mamma mia, ma che. Strino, ma cosa. Qua i stranieri non sono ben visti, sai. Ah no? No. Arco. Mi consiglio di prendere le costre, robe e e andare via in fretta. Adesso vediamo di riuscire a caricarli in qualche modo. Secondo Mise è meglio scappare qua. Sto qua c'è me valigia. Scappare però un po' mi assai valigie qua in mezzo a strada. Prova. Però. Dacca miseria. Madonna che. Aspetta che. Mi giro. Ma c'è cacca per fin qua i capucci. È fatto. Qua come fermo? Senti che spussa. Dai, bisogna tirarla su. Dai, no. Ciappa dea, dai. No, falla rotolare. Dai, che te do una mano, dai, gira. Vai. Hai mangiato spinaci. Dai, stia. Ma che roba. Derbide in tutto a posto lì. Non è successo niente, vero? Sforzo, un attimo, critica. Mostrina, liga le cinghie. Signore. Marco, dai, proviamo questa. Dai. Alle devo parlare con i morti. Vai. Posto ti. Era mi ha fatto male. Dai, avanti qua. Wait Ridge. E ti? Bene. Boh, liga. Ecco. Così ci dica un'ora dopo. Ma qua le cinghie bisogna tirarle, mettere con i ganci. Ma siete ancora qua? Stiamo ancora tirando su le valigie. Dai. Bene. Dai, cosa ho avuto che succeda? Si sta lamentando del troppo rumore. Gli arani che li venivano disturbati. Vabbè, dai un attimo di defaianza.
che porta le nostre scuse. Vedremo se si accetta. Se no, chiede ogni tanto qualche bene. Saluti. Vai qua. Mi mandi in cielo. No, grazie. Cazzo, hai incattato il botto. Dammi un passo, mi cazzo vide. Ciao. Buonissimo. Allora, si va a incastrare il tasto qua, la macchina è un po' nuova. Parti Marco, se devo partire sciopettare, muovate. Arrivederci. Marco, ma come avete caricato mia valigia? Ma Mosterina, ma l'hai fatta adesso dietro un albero che sia tutta alleggerita la macchina verso sinistra. Ma cioè, è tutta la macchina che pende. Sì, ma non ti conviene curvare a destra. Beh, cosa fai? Andavo via sempre dritti, già che ho visto che casino che mi ho fatto andare via dritti. Occio! Occie! Oh, ubriaco! Ma passami! Aspetta! Cosa c'è qua? Oh, potrebbe essere interessante. Aspetta che fermo un po' di retromarcia. Aspetta che c'è gente, Mario, proviamo ad andare lì dove ci troviamo. Aspetta! Porco fora! Porco fora! A ruota! Occhio, che ne occhio. Ora. Piano, piano, che può prendere paura. Ecco, sta carica, io. Occhio, occhio. Occhio. Occhio, panca. Basta, ci fermiamo qua. È meglio, ho fatto massa danni qua. Allora. Apro il colpo mio che sono vecchio, Mamma mia, guarda che fare. Non c'è nessuno qua. Ma perché qua che motosega dappertutto? Cosa succede? Mi ho portato io a motosega. Fatto bene. Se sa mai ciò, perché voi tu metti che una frasca non me lascia passare. E almeno se può potare, insomma. Ma qua cosa? Oh, non so mica. È tutto rustico. Oh. Un po' di acqua, aspetta che me. Vai i paroni messa. Ma che sono questi qua? Cos'è tutta sta gente? Dripta mortale! Oh. Chi siete? Buongiorno! Prendi nos. Prendi nos. Come nos? Dritta, prendi nos. Ammazzo io. No, come si chiama? Coltello. No, siamo venuti in pace. In pace? È proprietà privata questa. Pace. Mamma mia, tavolo un attimo. Niente, cioè, siamo un po' persi, stiamo arrivando da lontano, sono 30 giorni che siamo in viaggio e cosa volete, rubare le galline? No, c'era un posto per riposarci un attimo e guardare un attimo dove dobbiamo andare. Però i gatti dei begai. Questa è una Kmetia, non è un hotel. Però ho visto che qui per gli ultimi 140.000 km abbiamo fatto, abbiamo trovato solo foreste, montagne, guarda, abbiamo la macchina qua malmessa, valigie tutte legate male, se può per piacere. Ma mi hai rotto la panchina, guarda. No, che mi sono fermato un millimetro prima. Dritta, prendi il badile. No, che badile. No, ma che tu capisci? Prendi l'opata. Pronto. Adesso ci pensa mio fratello a mandare via. No, dai, Mari, possiamo aiutarvi a fare qualche lavoro in cambio? No, via a casa. ma tranquillo, anch'io ho motosega, guarda. Modello nuovo. Ora che chiamo i miei amici. Magari poi. Con motosega. Magari possiamo darvi una mano a fare qualche lavoro in cambio, dai. Cosa ha detto lui? Che lavoro? Siamo agricoltori anche noi alla fine, quindi magari se vi serve una mano. Sì, cioè noi siamo muratori, quindi. E cosa fate qui con un'azienda agricola? Comprato, sistemato e dopo venduto. Era di un nostro parente. E il parente dov'è adesso? Vicino alla chiesa.
È il prete? Si è fatto prete? No, 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 no. No? Prima della chiesa c'è... Taglia c'è pietre messe... Esatto. Ah, ah, ah. Poco palisce. Sì, sì, ma siamo passati di lì, abbiamo visto, ci siamo fermati un attimo per commemorare, insomma... No, lui è vivo, lui taglia cespuglio cimitero. Ah, 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 ok. Lui è giardiniere. Ah, pensavo, avevo capito male, avevo capito male. Ma Dritta non capisce la tua lingua, quindi non so cosa abbia capito lui. Va bene, insomma parlo con te comunque perché vedo che... Allora ci dai qua un attimo da riposarci e dopo riorganizzarci. Se volete qua sopra c'è fienile. Fienile? Ma neanche una... Ma non devo andare a prendere la scala. Là sopra se vuoi potete stare. Oh mia, proprio, ma no in casa, non hai imposto in casa. No, 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 no. No, 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 non vi conosco neanche. Vabbè, poi siete in traffico, cosa fate tutti qua? No, ma c'è l'umidità qua, si può stare. Allora darmi fuori. Abbiamo un vecchietto, i miei reumatismi. Madonna, no, se dormo fuori mi manco gli ossi. Non mi interessa, poteva dormire in macchina. Vecchio, beve acqua, ci sta una rossa. Esatto, se avete sette qua. Coca-Cola 3202, sapete cos'è? Franz! Oh, io sono qua. Dove ci to? Ah, cosa hai da urlare? Foto. Guarda che non è nuovo. Acqua quella della cisterna rossa. Ah, ecco perché avevo un odore strano. Mamma mia. Sì. Vediamo poi se sfiamo. Che fa quella in cima? Vabbè. Ma via, va. Che ha fatto? Non ci trova un posto dove dormire, l'unico posto è questo. Dove ho detto? Da dove sei entrata? Ah, qua c'è la scala, qua, guarda. Ah, oh, aia! Oh, te fermi qui scale. Ecco, se volete va bene anche qui. Va bene, dai, allora aspetta che portiamo qui la ma apri che fa caldo! Ma cosa ci detto? Madonna. Basta che non sporcate, non rompete i coglioni. Aia! No, no, porto qui la macchina che così magari la aggiustiamo un attimo perché ha avuto qualche insomma, sa, insomma, ecco. Aia, il futuro sul lavoro, aia. Ah. Bene. Aia, male. Intanto per registrare macchine ti serve Cladivo. Comunque intanto ti ringrazio e com'è che ti chiami? Io sono Bojan, piacere. Bojan, ah, te ok. Chi sei? F Marco 95. Ma da dove vieni? Da tanti posti adesso non posso insomma... C'è uno zingaro? No, ma nel senso che avevo altre aziende in altri posti e ho girato un po' tutto il mondo. Beh, detta così te si un singano però. Vabbè, dai, era per indorare un po' la pillola. Dritta, ci sono gli zingari. No, ma hai detto te, hai sbagliato. Ma scusa, ma cosa dici? No, no. Ecco, adesso arriva. No, no, ma eravamo in Svizzera prima. Era... dove arriva? No, dove zingaro? C'è da tagliare alberi? No, zingari, via, via a casa mia. No, no, no. È no. Un errore di traduzione. No, Bojan, eravamo in Svizzera prima. Siamo stati 4-5 anni in Svizzera, abbiamo una fattoria e tutto quanto. Poi però siamo andati via perché non c'era più tanto lavoro. Era la mia fattoria, poi tu fallito. Ma noi non siamo tanto pratici qua di campi coltivare. Noi sì, sono 75 anni, Franz che fa coltivazioni di marijuana, di campi, insomma, così. Ah, sì, sì, anche quello capito. È buono lo stesso. Dopo Franz, digli che se vogliono gli insegna a scavoare i fasoli. Certo. Sì, sì, va bene, allora voi dormite qui. Ok. Sgossare fasoli. Aiutate a coltivare i campi. Va bene, dai, va bene. Mi sembra uno scambio giusto. Sì, 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 anche per me, sì. Tanto per oggi ci mettiamo qui la macchina un attimo e dobbiamo disfare le valigie. Dai, vai a lavorare fallito. Va bene. Sì, vado a prendere la macchina allora intanto.
Guarda. Quindi prendi il cladivo dritta. Lo so, vado a prendere. Lo sgozzo. Che sei qua? Che bugie. Vabbè dai. Mi fai murare, neanche sguaiva. Sento che non te copi le galline, kid. Ah no. Che volete mangiare gallina stasera? Beh, se ne hai una da mangiare, ben venga. Attento ai cocosci. Attento alle cocosci. Vai, vai, via. Va, vai, dai, via. Vieni da comprare gallina, Marco, dai. Attento, attento alla cocosci. È tu un dizionario qua, Marco? No, Biolaga, procuremo qualcosa, perché non sono un po' in difficoltà. Non si capivo, certo. Mia tanto. Ma parcheggio qua, guarda che bella platea che ho fatto. Perfetto, a posto. Sì. Tanto ho dovuto non intrigare mai qua. Ah, aspetta che facciamo un... Perché è proprio più... Ah, ma che modo di fare le valigie? Marco, le mostrine adesso che ha da fare tutte le valigie, riempire gli armadi. Arriva il parrucco. Sposta la macchina di coglione, per un attimo, portarsi. Un attimo! Oh, sì, sopra mezzo. Io sono troppo debole per buttare sulla valigia. Dove vai? Pian pian, ecco. Ma... Dimmi no, fammi segno! Sono sentato di fianco a te. Boom! Pian pian pian, boom! Boom, mettiamo qua che sennò c'è per l'agguasso. Ecco. Posto. Ancora, ma passami il cacciavite per piacere. Madonna, to. Dammi qua. Oh. Ogni volta che uno tocca il clacson parte. Neanche permesso. Vabbè dai. Marco. Sì, aspetta. Ecco. Ecco. Ecco, nato tutti i trucchi. Vabbè, che botta ti, botta manco. Beh, ormai, mostrina, che sarai smalti, che si mescolai tutti i colori. Almeno mandami qua la valigia. Buttami su. Ah, guarda, wow, questo. Dai, razza te, che più giovane di me. Non fai gli scherzi. Beh, no, ma... la valigia mi stai dietro. Stavo guardando se tiravi su la valigia. Ma perché sta attendi da me? Ma io sono stanco adesso, dai, che ho da fare... cosa non lo so, ma vabbè, vado a guardare. Ah sì, wow, guarda che ok, ma dove sei andata? Vabbè, guarda che bianca, che manca il panorama qua, guarda, guarda che bello, che uomo vero, anche la valigia. Madonna, ma sei cascata, valigia.